Buongiorno e bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con tutti voi, con tutti i telespettatori e gli ascoltatori per parlare del tema del giorno di oggi. Questa mattina, come avete visto, abbiamo parlato di vaccini, di come sta procedendo la campagna vaccinale nel veronese e di quali saranno i prossimi passi anche rispetto alle fasce di popolazione che dovrebbero ricevere a breve la prima dose di vaccino, ossia gli over 80. Abbiamo fatto il punto anche sui ritardi nell'approvvigionamento accumulati dalle case farmaceutiche come Pfizer e Moderna, e abbiamo anche analizzato insieme al dottor Milleri insomma quali sono le differenze tra i vaccini e anche di come sta procedendo il vaccino tutto italiano Reitera, a cui sta collaborando il Centro Ricerche Cliniche di Verona. Ma la situazione va tenuta sott'occhio giustamente anche nelle RSA, nelle case di riposo, dove gli anziani hanno già ricevuto insomma le prime dosi di vaccino. Allora, per fare il punto su questa situazione, siamo in collegamento con Andrea Pizzocaro, direttore della Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani Giovanni Meritani di Sanguinetto e di Fondazione Villa Serena di Bardolino e membro del coordinamento Centri Servizi di Verona. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno. La situazione attualmente è che abbiamo vaccinato la quasi totalità delle strutture. E sono escluse dai vaccini solo le strutture che hanno ancora in corso focolai consistenti. E sono state somministrate le prime dosi e nei prossimi giorni, penso sarà questione di 10 giorni, inizieremo con le seconde dosi. Sono stati vaccinati tutti gli ospiti che sono comunque rimasti negativi da questa ondata che è iniziata indicativamente nella prima settimana di ottobre, che ha coinvolto purtroppo oltre il 90% delle strutture veronesi. Non sono ancora stati vaccinati, proprio per indicazioni date dall'ULS, gli ospiti che si sono negativizzati da meno di 30 giorni. Ieri in verità è stato esteso a 60 giorni, quindi chi tra i nostri ospiti ha superato la malattia verrà vaccinato dopo 60 giorni dall'ultimo tampone molecolare negativo. Per quanto riguarda il personale, la quasi totalità è stata vaccinata, quindi diciamo che nel giro di 15 giorni dovremo avere una copertura totale del vaccino Pfizer, con il vaccino Pfizer. Ecco, al di là delle vaccinazioni, che insomma ci hai fatto chiaramente un bel riassunto di quello che è stato, ma come stanno le case di riposo al netto di questa emergenza sanitaria che si sta protraendo veramente da tanto tempo? Sì, in verità noi, dopo che avevamo vissuto la prima esperienza a marzo, diciamo che avevamo già previsto che purtroppo nell'ondata autunnale e invernale Covid, senza lockdown, saremmo stati purtroppo investiti dal Covid. Così è stato, e come ho detto prima, il 90% delle strutture purtroppo è stata colpita. Diciamo che l'apice si è avuto alla fine dell'anno, adesso i focolai pian piano si stanno spegnendo, usiamo questo termine. E abbiamo difficoltà però purtroppo, perché comunque i nuovi ingressi è difficile farli, perché basta un solo caso o due positivi e non si possono fare accoglimenti, a meno che non si possa garantire una perfetta compartimentazione, significa divisione tra ospiti tra virgolette ancora negativi o ospiti negativizzati e gli attuali positivi e gli entranti. Quindi stiamo elaborando con l'ULS un piano vaccinale per i nuovi ingressi. La vera criticità oggi, oltre a quella economica, che è anche facilmente prevedibile perché purtroppo ci sono stati decessi, non si possono fare ingressi, e nel corso del 2020 abbiamo sostenuto spese veramente ingenti per poter far fronte al contagio. Riguarda la carenza di personale infermieristico. L'azienda Zero a fine anno ha bandito un concorso e a livello regionale, solo nel veronese, sono stati assunti più di 400 infermieri o verranno assunti più di 400 infermieri, e parte dei quali purtroppo viene proprio dalle nostre strutture. Sul mercato è una figura che attualmente non si trova, e stiamo addirittura valutando di chiudere qualche reparto, quindi lasciarlo senza ospiti per poter rispettare gli standard regionali, per poter garantire l'assistenza infermieristica. L'altra problematica che purtroppo riguarda direttamente gli ospiti è legata alle visite dei familiari.
In alcune strutture sono già riprese, però sono sempre visite protette, quindi con plexiglass o che fa da divisorio, oppure le stanze degli abbracci. La verità è che gli ospiti, dopo i periodi di isolamento prolungato dettati dalle linee guida date dall'ISS per gli enti che hanno purtroppo subito focolai, risentono tanto di questo aspetto. La soluzione potrebbe essere quella di andare a vaccinare direttamente i familiari, anticipando magari quello che è il target previsto dalle normative nazionali, che sono gli over 80. Auspichiamo che sia fattibile, perché l'aspetto relazionale e affettivo in questa fase qua diventa fondamentale. Certo. Ecco, un'ultima domanda, che rimanendo sul tema degli operatori sociosanitari, insomma, ci hai detto che la quasi totalità è stata vaccinata e che comunque una delle criticità è trovare queste figure professionali. Ecco, ma al di là di questo, qual è l'umore degli operatori sociosanitari che sono al lavoro in questo momento e che chiaramente anche loro, diciamo, si trovano in difficoltà in qualche modo? L'umore, tanti hanno fatto una guerra praticamente in questi mesi, perché purtroppo la grande difficoltà di affrontare il Covid in una struttura per anziani è il dimezzamento del personale, perché purtroppo, visto il nostro modello assistenziale, che prevede un alto numero di operatori sociosanitari che devono fare continuamente prestazioni a stretto contatto con gli ospiti, gli infettati, per quanto applicassimo misure strette anti-contagio, è stato alto e abbiamo perso parecchi operatori. E si esce da un periodo difficile. Il vaccino sicuramente ha aiutato, non hanno aiutato di certo tanti articoli sul giornale che sono usciti riportando numero di decessi, piuttosto che raccontare invece gli sforzi fatti per affrontare l'epidemia. Ci siamo trovati in questi mesi a dover trasformarci da strutture sociosanitarie a strutture sanitarie, applicare protocolli a cui non eravamo abituati. Abbiamo avuto, per carità, i primi mesi dell'anno per allenarci, perché comunque da marzo tutte le strutture applicano i protocolli dell'Istituto Superiore di Sanità. È chiaro che è un momento difficile e che bisogna affrontare, quindi speriamo che col passare del tempo si torni a una normalità. Si passa, secondo me, dalla riapertura delle strutture e dalla vaccinazione, e avere quindi un senso di maggiore sicurezza, perché comunque ad oggi anche le strutture che non hanno più casi Covid o ne hanno pochi devono comunque mantenere tutti i protocolli, quindi vuol dire lavorare con tutti i DPI, e vi posso garantire che non è facile. Assolutamente, insomma, noi vi facciamo un grande in bocca al lupo, speriamo anche noi, insomma, ci uniamo all'auspicio di poter tornare alla normalità quanto prima, insomma. E insomma, noi ringraziamo e salutiamo allora Andrea Pizzocaro, grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie, buona giornata, arrivederci. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento oggi alle 12.30 con il nostro Buongiorno Verona e una nuova intervista. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.